Allora, grazie Presidente. Questo emendamento sì, noi l'abbiamo fatto per specificare ancora meglio alcune cose che ho sentito anche qui in aula ripetere più volte. C'è qualcuno che ha voluto, diciamo, vedere in questa delibera una nostra volontà di privatizzare tutto il patrimonio capitolino, al di là che, ripeto, riguarda 10-11 immobili, quindi non stiamo parlando, poi altri ci hanno detto che invece ne avevamo individuati troppo pochi, altri che forse stiamo vendendo tutto. Comunque, per voler essere più chiari e specificare, abbiamo fatto questo emendamento che appunto mette in evidenza che questi immobili saranno soggetti alla concessione e all'alienazione dei diritti reali, con esclusione però del diritto di piena proprietà. Proprio, e mi dispiace che non ci sia il consigliere Fassina, per specificare che noi non stiamo vendendo il patrimonio del Comune di Roma, ma stiamo cercando solo una modalità per valorizzarlo e per metterlo a disposizione dei cittadini, prevedendo all'interno delle destinazioni che sono comunque finalizzate a dare ai cittadini dei servizi di cui hanno bisogno. Quindi con questo emendamento andiamo a fugare, se ce ne fosse la necessità, ogni dubbio che con questa delibera noi cominciamo o diamo inizio ad un processo di privatizzazione di questi immobili. Grazie.